I reparti di pediatria, ginecologia e ostetricia rimarranno a Pesaro. Parola del presidente della Commissione Sanità delle Marche, Nicola Baiocchi, che spegne ogni polemica sui servizi da poco riaperti al San Salvatore e di un loro vociferato accorpamento all'ospedale di Fano per i prossimi 5 anni. Il consigliere regionale di Fratelli d'Italia ha riportato quanto espresso dall'assessore alla sanità Saltamartini, rimarcando come sull'argomento si sia fatta esclusivamente speculazione di colore politico. Chiaramente è un reparto di fondamentale importanza e chi forse meglio di me lo sa, perché ho fatto tantissima fatica per cercare di riaprirlo, di fare una mozione di maggioranza all'interno del Consiglio regionale. Siamo riusciti con mia grande felicità di riaprirlo, nell'interesse di tutti, degli operatori, dell'ostetrica, dei medici, di tutti gli operatori, ed è assolutamente un'eccellenza il reparto di ginecologia e di ostetricia e di pediatria dell'ospedale di Pesaro, quindi interesse di tutti assolutamente che rimanga tale. E chiaramente la politica purtroppo è anche questo, si cerca anche di strumentalizzare sempre tutto, quindi ci sta, fa parte del gioco. Speravo sinceramente che su certi temi ci fosse magari molta più collaborazione e meno strumentalizzazione in previsione delle prossime elezioni amministrative. Esiste un problema legato al trasferimento dei reparti, che ab origine nasce dalla scelta della sede di Muraglia, che come tutti bene sappiamo è stata una scelta che è stata forzatamente voluta dall'amministrazione comunale di Pesaro, che ben sapeva che ci sarebbero stati dei problemi conseguenziali agli spostamenti dei reparti, e quindi adesso si sta ragionando per cercare di incastrare un po' tutte le situazioni per mantenere i reparti in sicurezza e garantire la costruzione del nuovo ospedale. Quindi è un problema che si sapeva che ci sarebbe sicuramente stato, i tecnici lo stanno affrontando secondo me nel miglior modo possibile e quindi non possiamo pensare che sarebbe stato inevitabile un problema di questo tipo. Adesso i tecnici stanno facendo il loro lavoro, lasciamoli fare il loro lavoro.